Anche su questo devo ammettere che io ho imparato strada facendo, nel senso che quando facevo l'avvocato, il fatto di essere chiamato avvocato non disturbava più di tanto, non è che fossi lì sempre a rimarcare avvocata o avvocatessa, avvocato andava bene. Poi però, quando ho cominciato, diciamo, a rendermi conto che molte persone mi sottolineavano invece l'importanza di ministra piuttosto che ministro, sottosegretaria piuttosto che sottosegretario, ho cercato di capire anche effettivamente perché fosse così importante. Ed effettivamente mi sono resa conto che, per carità, non è la priorità, nel senso che è molto più importante quello che possiamo fare attivamente per l'occupazione femminile, per la parità salariale, per il contrasto alla violenza di genere, ma il cambiamento culturale passa anche dalle parole che usiamo, dal utilizzare i termini giusti per definire le persone. E allora mi sono anche chiesta, ma perché suonava così strano il fatto che io chiedessi di essere chiamata sottosegretaria anziché sottosegretario? Intanto perché è la prima volta che c'è una sottosegretaria donna nel mio ruolo. E allora forse suona strano perché non si è abituati. E tra qualche anno, quando ci saranno molte più, che ne so, primario donna o avvocatesse o sindaca donna, eccetera, non sembrerà così strano declinarli al femminile perché saremo abituati a sentirli declinare al femminile.